Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, assieme all'assessore all'ecologia e ambiente Nini Romano, alla polizia locale, agli ispettori ambientali e ai tecnici del comune, ha effettuato un lungo sopralluogo in alcune strade del centro storico, ricomprese tra Vicolo, Bardai e Via Catito, sollecitato anche da numerosi residenti. In particolar modo, riscontrando personalmente alcune segnalazioni pervenute agli uffici da parte della cittadinanza, saranno assunti una serie di provvedimenti volti a rimuovere criticità che si protraggono ormai da troppo tempo. In Vicolo Bardai, nonostante i ripetuti interventi della ditta Formula Ambiente, non accenna a diminuire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed ingombranti che addirittura si trovano all'interno di immobili privati, ad oggi di fatto abbandonati. Per questo motivo, anche nelle vicine Vicolo Sardo, via Mercè, via Calvano e via Catito, il sindaco Tranchida ha disposto la rimozione immediata di ogni tipo di rifiuto abbandonato, l'affissione di telecamere, ove possibile, l'eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e vi compreso lo smontaggio di vecchi ponteggi ammalorati. Come fatto sapere dagli uffici dell'amministrazione comunale ai proprietari di immobili in stato di abbandono, verrà intimato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e nel caso in cui questi non dovessero adempiere, sarà direttamente il comune a farsi carico dei lavori in danno degli stessi privati inadempienti. Il sindaco Tranchida ha fatto sapere di avere voluto personalmente verificare le segnalazioni di numerosi cittadini, ringraziandoli per la collaborazione circa lo stato dei luoghi di questa zona del centro storico ridotta a discarica, annunciando l'intenzione di prendere provvedimenti drastici e risolutivi. Oltre alle ordinanze e ai provvedimenti che seguiranno nei prossimi giorni, il primo cittadino si è poi soffermato su altre criticità della zona, come ad esempio sulla pubblica illuminazione. Tranchida ha infine esortato gli abitanti del centro storico a segnalare tutti gli immobili in stato di abbandono per consentire agli uffici di intervenire con apposite disposizioni.